Ciao a tutti ragazzi, sono Blue e benvenuti in questo nuovo video su Minecraft Show. Oggi è domenica e quindi lavoreremo con la redstone, ma prima di farvi vedere l'impianto di oggi, che probabilmente avrete già intuito dalle mie spalle, da dietro le mie spalle, vi chiedo di lasciare un bel mi piace, un bel commento con hashtag MCS impianto per consigliare a Peter l'impianto da fare domenica, la prossima settimana. L'impianto che andremo a trattare oggi è una farm automatica di canne da zucchero. Tra le tante farm di canne da zucchero che esistono, questa è la più semplice, che non utilizza le funzioni della 1.8, è realizzabile in pochissimo tempo e con davvero pochi materiali. Se volete però la versione più complessa, compatta e funzionale, utilizzando anche slime blocks e insomma funzioni della 1.8, allora dobbiamo arrivare a 250 mi piace. Mi raccomando, eh! Il funzionamento dell'impianto è molto semplice, infatti una volta che una canna da zucchero avrà raggiunto la sua massima altezza, il terzo stadio, ecco che l'impianto si attiverà, raccogliendo tutte le altre canne da zucchero e portandole in un raccoglitore apposito, in questo caso una chest. Per la costruzione dell'impianto e per renderlo, diciamo, più funzionale, allora piazzeremo 8 blocchi di sabbia. Proprio su questi 8 blocchi andranno posizionate le canne da zucchero, dove cresceranno, eccetera. Perché proprio 8 blocchi? Innanzitutto facciamo una specie di recinzione, senza il blocco qui, diciamo, una specie di rettangolo. 8 blocchi esattamente perché qui ci andrà l'acqua, ed il corso dell'acqua si fermerà proprio all'ultimo blocco, all'ottavo blocco. Qui inoltre ci sarà il raccoglitore con la chest, insomma, ma che dopo vedremo ovviamente. Qui, come ho detto, ci andranno le canne da zucchero. E qui, piano piano, possiamo iniziare a piazzare i... vabbè, adesso qualche bug della 1.8 non ce lo permette. Qui, sopra questi blocchi, potremmo piazzare i pistoni normali. In questo modo. Ne dovremo piazzare ben due file. Possiamo adesso passare alla parte redstone, anche questa molto semplice, infatti innanzitutto piazzeremo un blocco qui e un blocco qui, un tripwire hook, un altro, e spaccando questi 6 blocchi, proprio qui andremo a piazzare la stringa che collegherà i due tripwire hook. Qui ci andrà la chest con tutto il raccoglitore. Adesso però dobbiamo riuscire ad attivare i pistoni nel modo giusto. Qui ci andrà un blocco di pietra rossa, diciamo della redstone dust, se proprio vogliamo essere giusti. Qui un altro blocco in questa posizione con una redstone torch sopra ed una stessa struttura sopra di esso, un'altra redstone torch. E sempre qui un blocco e qui un'altra redstone torch. Adesso dobbiamo tirare una fila di un materiale a vostro piacimento qui dietro la prima fila di pistoni, un'altra poco sopra alla seconda, ecco qua, altro bug, ed il gioco è quasi fatto. Congiungiamo questa redstone torch in questo modo e piazziamo qui un redstone repeater con qui tutta redstone dust. Qui sotto inoltre congiungiamo, ops, ho sbagliato, congiungiamo questa fila con questo blocco e questa torcia che noi avremo prontamente piazzato. E qui ci andrà redstone senza repeater. Come potete vedere, la prima fila di pistoni si è azionata. Per rendere l'impianto, per resettare, possiamo dire, l'impianto, passiamo qua. Ecco qui. Il sistema è quasi completato, adesso dobbiamo creare il raccoglitore delle canne da zucchero. In questo caso potremmo benissimo mettere una chest, cosa davvero semplice. Qui piazzeremo la chest, mentre invece l'hopper, tenendo premuto shift, magari distruggendo questo, poi lo ripiazziamo, shift più tasto destro verso il lato libero della chest. L'impianto è praticamente terminato, ma in questo modo sarà poco efficiente, in quanto la 1.8 è abbastanza glitchosa, possiamo dire, quindi alcune canne da zucchero usciranno dal reparto, da questo reparto, insomma, magari uno andrà di qua a destra, a sinistra, eccetera. Quindi dobbiamo creare delle protezioni. Innanzitutto qui
una fila di blocchi di vetro, io metto, ma voi potete mettere qualunque blocco. Qui, vabbè, possiamo comunque congiungere. Inoltre, cosa molto importante, è creare una fila, una, insomma, una protezione fatta di iron bars, in quanto non sono considerati blocchi interi e quindi permetteranno alle canne da zucchero di scendere dritte verso il loro percorso e il loro arrivo sarà l'acqua, la loro meta sarà l'acqua. Proprio in questo modo, infatti, mi sono allontanato di un blocco dai pistoni e ho piazzato le iron bars. Possiamo ben vedere che l'impianto funzionerà correttamente. E le canne da zucchero raccolte andranno a finire nella cesta. Ragazzi, il tutorial termina qui, spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Ci scusiamo io e Peter se i video su Minecraft Show non usciranno regolarmente ogni domenica, ma anche noi abbiamo i nostri impegni. Quindi lasciate un bel mi piace per supportare tutto lo staff di Minecraft Show, lasciate anche un commento con hashtag MCSImpianto per consigliarci l'impianto della prossima settimana, arriviamo a 250 mi piace per vedere l'impianto, insomma la farm automatica di canne da zucchero fatta con funzioni della 1.8, è davvero una cosa fantastica, quindi noi ci vediamo ad un prossimo video, bella raga!